Oggi voglio parlarvi di questa palette, è una palette della Sleek e mi è stata regalata, o meglio, in realtà l'ho vinta in un contest online, ma comunque di mio non l'avrei mai acquistata perché in passato non mi ero trovata benissimo con una loro palette. Quindi sì, è vero, costano poco, però onestamente di spendere soldi per una cosa che non mi convince del tutto, anche no. Vedete in alto, vabbè, c'è il talloncino che in realtà non fa parte ovviamente della palette, l'ho semplicemente messa io per distinguere dall'altra. E il nome di questa palette, come ho già scritto qui in alto, è Ultra Matte V2. V2 perché esiste anche un'altra versione, che è chiaramente la Ultra Matte V1, che ha però colori molto più delicati e pastello. Questa ha tutti i colori, a mio parere, bellissimi. Sono tutti colori prevalentemente cupi. Se riesco, provo ad allegarvi anche una foto in cui appunto ho un make-up fatto totalmente con questi colori. Come dicevo, i colori per mio gusto sono tutti bellissimi e sono molto molto pigmentati e la polverosità è più che gestibile, cioè c'è un minimo ma niente di eccessivo. Vi ho fatto gli swatch sulla mano, sul braccio, adesso vedo se riesco a farvi vedere. Non so se riuscirete a vederli. Effettivamente della fotocamera sembrano molto 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 più delicati. In realtà i colori sono decisamente più intensi. Come in ogni palette della Sleek, c'è un foglietto che io chiaramente non ho più, trasparente, che copre le cialde e riporta i nomi di ogni singolo ombretto. In più, come vedete qui, c'è lo spazio per l'applicatore che, come faccio sempre, ho tolto non appena arrivato il prodotto, non trovandomi bene comunque con quel tipo di applicatore a spugnetta. Quindi l'ho tolto e non so più che fine abbia fatto, quindi non posso comunque mostrarvelo. Io vi dico che la utilizzo spessissimo, sia da sola, quindi per trucchi totalmente matte, sia associata ad altri ombretti per dare intensità allo sguardo. La forma, chiaramente, è la classica forma delle palette Sleek che io trovo fantastica, specialmente magari quando si va in viaggio, perché sono compatte, sono decisamente compatte, hanno dietro riportato il nome, quindi insomma entrano tranquillamente e comodamente anche in borsa. Le cialde sono 12, come vi ho detto prima, e ognuna ha il proprio nome. Il prezzo è più che accessibile, sul sito ufficiale costa 10,49 euro se non sbaglio, comunque insomma sta sempre intorno ai 10 euro anche su altri siti e spesso anche da Sephora. Anche se non ho capito bene se da Sephora si possono trovare tutte le palette o solamente le ultime uscite. A me è sempre capitato di vedere le ultime uscite, però non so se sia una casualità non avendo Sephora comunque in zona. Quindi che dire, il prezzo è più che accessibile, i colori sono davvero validi, la qualità per me insomma è ottima e decisamente superiore rispetto ai poco più di 10 euro che costa. Solo una precisazione, io utilizzo sempre il primer, quindi a me è vero il trucco dura fino a sera, ma non so dirvi se da sola gli ombretti applicati senza primer abbiano la stessa durata. Per me comunque palette promossa e probabilmente potrei pensare insomma di comprarne anche altre, visto l'ottima riuscita di questa.